Oggi siamo qui riuniti per una cerimonia particolare, l'inaugurazione della nostra biblioteca, che, seppur piccola, è di considerazione. Lasciamo qui la parola alla nostra compagna Francesca, accompagnata da Emanuele con il sottofondo musicale. Le biblioteche sono luoghi importanti, tanto importanti da essere diventate le protagoniste indiscusse di alcuni dei romanzi più belli degli ultimi anni. Dal nome della rosa di Umberto Eco alla storia infinita di Michael Ende, fino al poetico L'ombra del vento, capolavoro di Carlos Ruiz Zafón. Le biblioteche di una scuola sono importanti e magiche, perché sono i luoghi in cui i ragazzi entrano e con il naso in aria rivolgono milioni di domande ai libri che gli sono stipati. Sono certo di trovare risposte, perché è stato insegnato loro che i libri sono come giardini che si possono custodire in tasca e che lì si può trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, sole, luna, stelle. La biblioteca della nostra scuola è importante, magica e unica, perché è diventata da oggi un luogo della memoria, intitolato ad un lettore speciale, che in altrove senza tempo ha sicuramente trovato una storia infinita da leggere e vivere contemporaneamente. Perché i libri servono a capire, a capirsi, e spesso servono a creare un universo comune, quello dove anche le persone che sono più lontane improvvisamente e miracolosamente ci tornano vicine. Ci trasferiamo adesso nella Romagna, al piano inferiore. Facci gli auguri di Natale con musiche e parole che, speriamo, possano esprimere un sentire comune di pace, fratellanza e gioia. Due parole sì, per trasferirci sotto nell'aula magna, così come ha detto Melania. Volevo un po' illustrarvi la situazione della nostra biblioteca. Sembra veramente, come giustamente ha detto Francesco, la nostra piccola biblioteca, però veramente questi libri erano accatastati, erano messi così un po' in disordine. Per noi il fatto di averli così un po' razionalizzati, messi un po' così in ordine, è un gran passo, anche perché i ragazzi qui vengono, si siedono. L'altro giorno c'erano due ragazzini che leggevano, qualcuno che stava facendo una piccola traduzione di latino col suo vocabolario chiusi, la professoressa che li accudiva in maniera quasi, sembrava quasi un piccolo Eden. Per cui a noi questa biblioteca, più che una biblioteca, sembra è un posto dove ritrovarci quando abbiamo bisogno di stare con i nostri alunni, seguirli, perché li seguiamo dopo passo, e quando abbiamo bisogno di avere con loro un contatto più diretto. Dicevo con il dirigente, con la nostra preside, bisognava fare una foto, no? Tipo prima e dopo. Peccato che questo prima e dopo non ce l'abbiamo, per far vedere veramente com'era la situazione prima e come adesso. Sinceramente forse qualcuno che guarda dice: ma che cosa c'è? Però se qualcuno avesse visto quello che era prima, credeteci, come l'abbiamo visto noi, a questo punto veramente ci sembra che sia avvenuto un grande piccolo miracolo. E questo grande miracolo ancora di più è importante per noi, perché poi ha questo valore simbolico importante che ce lo rende ancora più caro questo luogo. Per cui quando veniamo qui è un luogo particolare per noi, rappresenta molto per noi. Quindi spero che i ragazzi, quando vengano qui, sappiano stare veramente in religioso silenzio e sfruttare momenti di lettura, di studio, di collaborazione con gli insegnanti, perché è veramente di questo che abbiamo bisogno, per lavorare bene con loro e loro per stare qui. Speriamo di, questo lo facciamo normalmente, speriamo di aver raggiunto questi risultati con loro e che loro siano contenti di quello che facciamo, che fa la nostra preside e che facciamo tutti gli insegnanti per la nostra scuola e per i nostri ragazzi. Grazie a tutti quanti. Gentilmente facciamo il percorso al contrario, sì, usciamo da una porta, entriamo dall'altra e andiamo a sentire un po' questo concerto, questi auguri di Natale che hanno preparato i ragazzi. Grazie.
è rimasta poca voce, sono stati giorni di fuoco, questi saranno contenti in famiglia, che così quasi che fino a stasera non parlo più e quando torno a casa stanno tutti tranquilli. Grazie di nuovo per essere venuti, questa è una giornata molto particolare per noi, è importante perché avete visto abbiamo inaugurato questa biblioteca che ci sta molto a cuore. E poi anche perché noi non è che la mettiamo a disposizione soltanto per i ragazzi della scuola, ma poi metteremo proprio il cartello con l'orario, sarà aperta anche di pomeriggio, a parte la mattina, chi vuole venire, ragazzi che studiano altre scuole, insomma comunque deve essere un luogo aperto, diciamo, proprio al paese, quindi anche il pomeriggio cercheremo quest'anno di incrementarla, di continuare a acquistare altri libri. L'idea è anche quella di fare un discorso online, quindi col computer. È un primo passo quello di oggi, però cercheremo di migliorarla, incrementarla, per dare la possibilità poi ai ragazzi del posto di venire qui e di studiare tranquillamente. E abbiamo approfittato di questa cosa dell'inaugurazione anche per darci un po', per darci gli auguri, per stare un pomeriggio così insieme. Hanno preparato questo momento i ragazzi insieme agli insegnanti, e prima di dare, io direi a questo punto, la voce, non la parola, ai ragazzi, poi sarà presentata anche, c'è una cantante che ci ha fatto diciamo proprio questo regalo. Grazie alla professoressa Taddeo, ci canterà appunto delle canzoni, se non sbaglio in francese. Due canzoni in francese. In francese, sì. E io non ho avuto il modo, l'opportunità di ascoltarla, ma chiunque l'ha ascoltata ha una voce meravigliosa. E questo è un dono che facciamo a tutti quanti voi e che lei ci ha dato l'opportunità oggi insieme ai ragazzi. Prima di partire con dei così sonori, canori, vorrei chiamare qui il sindaco e l'assessore alla cultura per un'utile che dico breve, sindaco tanto lei lo sa. Saluto lei, quello che... l'assessore, è ci subito più tempo. Paolo, l'assessore al dirigente, ha dimenticato i ringraziamenti per... A chi? Hai detto che ti volevo ricordare dei ringraziamenti per la collaborazione. Ma perciò devi dirlo lei, sindaco, venga lei qui. Allora, il sindaco, se mi deve rimproverare, venga no, qui. No, non è un rimprovero, tu hai detto un po' per i ringraziamenti. Perché? No, sindaco, venga qui. No, l'assessore. Buonasera a tutti, veramente due parole. Noi tutti, noi che siamo di Petrella, ricordiamo che cos'era questa scuola. Io vedendo così questi cambiamenti che abbiamo voluto tutti noi e anche quello che è stato fatto in questi anni, beh, veramente possiamo dire che la scuola si è trasformata e si è trasformata in me. Oggi sono rimasto così, non volevo parlare perché sono rimasto un po' colpito da questo fatto, ecco, di dedicare questa biblioteca a questo nostro ragazzo, bambino che così ci ha lasciato, però credo che sia stata la scelta forse più opportuna. L'hanno voluto le mamme, l'hanno voluto i ragazzi, è giusto che sia così, in modo tale che lui rimanga, che Lucio rimanga sempre con noi. Io voglio ripetere quello che ho sentito dire alla mamma quando siamo stati all'incontro che abbiamo fatto con altri amici. Lucio era particolare, non lo diceva la mamma, lo dico io, era particolare, era un ragazzo molto vispo, intelligente, di un'intelligenza pronta, e a me mi ha colpito quello che ha detto Fernando, ha detto comunque è meglio, io ho piacere di averla avuto piuttosto che di non averla avuto. E noi insieme a lei, ecco, facciamo un applauso a... rinnovo gli auguri miei e di tutta l'amministrazione naturalmente. E poi ecco un'altra cosa, in questi giorni si stanno diffondendo tante voci sulla scuola, non la scuola, io vi voglio rasserenare, intanto voglio ripetere un concetto, la scuola intanto siamo noi, dicevo alla preside, in 15 anni di, diciamo così, di appartenenza a questo comune e anche
a questa scuola, prima con i miei figli, adesso in maniera indiretta, noi ne abbiamo viste di cotte e di crude. Se sapeste quante volte abbiamo perso la scuola, abbiamo perso la presidenza, poi in realtà in 15 anni l'abbiamo sempre riconquistata, ce l'abbiamo ancora. Supereremo anche questo storico. Auguri. Ascoltiamo un brano di chitarra di Ferdinando Carulli che noi ragazzi abbiamo arrangiato per Claudio Dolci, eseguito da Daniele, Alfredo, Marco e Manuele. Venite qua. Accoglievo ogni nuovo giorno con allegria perché aveva una sua bellezza
Ero felice di vedere il sole, di giocare, cantare, in poche parole avevo un'infanzia felice. Non desideravo una... a poco mi stanno venendo meno le forze. Non riesco più a nuotare in queste gelide acque. Riportatemi quindi sulle rive della mia infanzia, dove avevo caldo, dove ero felice e contenta. Riportatemi anche tutti gli altri bambini, che sono stati privati dei loro anni felici, a cui è stata tolta la gioia di vivere. Il messaggio che voglio comunicare a tutti è uno solo, pace. Ti invito ad adorare Gesù nella grotta. Fu composto dall'organista della cattedrale di Winchester, sulla base di un'antica melodia di pescatori portoghesi. Noto da principio in Irlanda e in Inghilterra, a fine Settecento si diffuse in tutta Europa. Sarà eseguito a due voci strumentali e cantato da Bradini. Ragazzini bianchi e le ragazzine bianche, come se fossero fratelli e sorelle.
Io ho davanti a me un sogno, che ogni valle sarà colmata, i luoghi scabri saranno fatti piani, e i luoghi tortuosi saranno raddrizzati, e la gloria del Signore si mostrerà a tutti gli esseri viventi, se la vedranno. E questa è la nostra speranza, con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di speranza. Io ho un sogno, che neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e protestanti un giorno sapranno unire le mani. Non poteva mancare una piva per noi molisani, sentitari riconosciuti in una tradizione così importante. Buon ascolto.
quell'anno solo di Papa, una storia che un piccolo cercherà l'acqua, ma chissà. Piccolo stagno sonnecchiava perfettamente immobile nella calura estiva. Pigramente seduto su una foglia di nitra, un ranocchio teneva d'occhio un insetto dalle lunghe zampe e stava spensieratamente pattinando sull'acqua. Presto sarebbe stato al tiro e il ranocchio non avrebbe fatto un solo boccone, già tanta fatica. Poco più là, un altro minuscolo insetto acquatico, un ditisco, guardava in modo sfuggente una graziosa ditisca. Non aveva il coraggio di dichiarare il suo amore e si accontentava di ammirarla da lontano. Sulla riva, fuori un filo di acqua, un fiore piccolissimo, quasi invisibile, stava male invisibile. Proprio non riusciva a raggiungerla, che pure era così buono. Le sue radici si erano esaurite nello stesso. Il moscerino invece stava annegando, era finito in acqua per distrazione. Ora le sue piccole ali appesantite erano tante e non riuscivano a levarsi per l'acqua sbattendo. Un bruno selvatico allungava i suoi rami sul stagno. Sull'estremità del ramo più lungo, che si spingeva quasi al centro dello stagno, una pacca sole chiusa, giù dal piano d'azione, si staccò in mano allo stagno. Si sentì un pluff sotto, quasi dritto, nel gran ronzio degli insetti. Alla fonte in cui la bacca era caduta in acqua, solenne e veloso, come un fiore che sboccia, si allargò il primo getto nell'acqua. Proseguì il secondo, il terzo, il quarto. L'insetto delle lunghe zampe, colpito dalla piccola onda, e messo fuori portata dalla lingua del ranocchio. Il ditisco fu spinto verso la ditisca e la urtò. Si chiesero scuse e si innamorarono. Il primo cerchio sciabordò sulla riva e un fiotto d'acqua scura raggiunse il piccolo fiore che riprese a vivere. Il secondo cerchio sollevò il moscerino e lo depositò su un filo d'erba della riva, dove le ali poterono asciugare. Quante vite cambiate per qualche insignificante cerchio nell'acqua. Ragazzi, hanno finito. Allora, conclusione l'emozione che i ragazzi hanno suscitato per i loro cambi e momenti di riflessione, ho voluto regalare un'altra emozione, perché è una giornata piena di emozioni diverse, sì, ma ho voluto aggiungere questa emozione per ringraziare la preside, anche perché è l'ultimo Natale che sto qui. Ai miei colleghi e a tutti gli amministratori, agli alunni. La voce di questo regalo è soltanto la voce di Florence. Di Florence. Dico soltanto Florence, ma basta, penso che la voce sia soltanto Florence e basta. Io penso che l'apprezzerete senz'altro. Vi faccio gli auguri per tutti. Siccome non abbiamo il microfono, canterà a cappella, ma non ci sono problemi. L'arte si fa da dovunque, qualsiasi modo. La passione non ha limiti. Allora, le due canzoni che proporrà Florence sono due canzoni di Edith Piaf. La prima è No Je ne regrette rien, la seconda La Via Rose. E in entrambe le canzoni diciamo che il messaggio è quello di non avere rimpianti nella vita, di godere di quello che si ha, nel bene e nel male, e quindi di apprezzare, specie poi quando si trova, una persona che ti vuole bene. Avec leur trémolo, balayez-vous toujours.
je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. Porte della notte e i passanti che passano li segnano a dito
ma i ragazzi che si amano ci sono. Ed è la loro ombra soltanto che trema nella notte, stimolando la rabbia dei passanti, la loro rabbia, il loro disprezzo, le loro risa e la loro invidia. I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Essi sono altrove, molto più lontano della notte, molto più in alto del giorno, nell'abbagliante splendore dello primo. Professor Taddeo, grazie per questo bellissimo regalo che ci ha fatto. Lo so, lei si nasce fuori. Ma è un difetto anche quello di essere passionale delle mie cose, quindi ecco perché mi dispiace certe volte. No? Anche perché hai investito molto in questa scuola, sono 14-15 anni, 14 anni questa qui e poteva benissimo. No, perché la parte è giovane, diciamo. La grazie alla professoressa Ginelli, insieme alla professoressa Taddeo, eccezionale. La Savastano, prego, scusi, lei faccia avanti. Flaviano, spero tutti quanti che hanno collaborato per questa veramente così questo pomeriggio, signore. Questo è un nostro modo di darvi cuore. Ci siamo invitati questo pomeriggio che è accaduto per noi. Vorrei qui gli auguri da parte adesso gli auguri da parte dell'amministrazione, rappresentante dei genitori, presidente del consiglio d'istituto, rappresentante dei genitori per fare gli auguri. Noi come scuola li abbiamo fatti. Adesso vogliamo che quindi i genitori li facciano a noi e anche l'amministrazione. Quindi siamo anche lì della signora. C'è anche l'assessore della provincia, quindi ci prendiamo anche gli auguri da parte della provincia. Provincia, comunque rappresentante dei genitori, prego. Don Domenico, grazie per essere venuto, vuole fare gli auguri qui, se lei fa anche lei ha più occasioni per fare gli auguri. Grazie comunque di essere venuto. Prego, assessore Montanari. Noi come provincia, come amministrazione comunale, veramente vi ringraziamo per questo pomeriggio veramente bello e commovente. Noi dell'amministrazione del provincia vi ringraziamo per questo momento così bellissimo. Cerchiamo di continuare sempre insieme a voi perché ormai la scuola aggrega tante persone e tanto materiale, perché ormai è entrata proprio nella vita comune, quindi è un momento anche di aggregazione delle parti della società. Io vi ringrazio e tanto auguri. Questo pomeriggio insieme, assessore. Stavo pensando proprio a questo. Intanto va bene, io ringrazio in modo particolare, anche come persona di scuola, ringrazio naturalmente la dirigente e i colleghi della scuola, che lo so per preparare i ragazzi, quanta passione ci vuole per poi realizzare questo che è. Quindi grazie anche a tutti. Diciamo anche alla segreteria e anche al personale ATA, perché sono le persone che forse diciamo così, si vedono di meno, ma sono quelli che lavorano veramente, diciamo così, dietro le quinte e che contribuiscono tantissimo alla realizzazione. Io ecco, una bella giornata, diciamo, non solo di auguri, ma è stato, ecco, come è stato detto, anche una giornata di commozioni e di emozioni. Io spero, ecco, che possiate, ai ragazzi, ecco, che per il nuovo anno, ci diamo anche gli auguri del nuovo anno, che sia, lo diceva, che sia sempre migliore di quello passato, ecco, è l'augurio che ci facciamo sempre, ecco, perché comunque il nuovo anno deve essere migliore di quello passato. Ma come anche come amministrazione, io spero in un'altra cosa, qui c'è Don Domenico. Spero che insieme a questi sopparti che sono stati tolti e che hanno dato più luce, più lustro a questa scuola, spero che possiamo anche, io diciamo, prima di finire questa tornata amministrativa, di mettere mano alla cappella che è qui vicino, in modo tale di dare
sia alla scuola, sia alla cappella stessa, sia a noi come paese, di dare, diciamo così, non solo il libero accesso, ma di dare la bellezza, di dare la bellezza a questa piazza e, diciamo così, di poter dare di questa struttura che dopo tanti anni, con tanti cambiamenti, ecco, finalmente secondo me è diventata, lo possiamo dire, pericolosa. E ve lo dice uno che ha girato tante scuole, non solo della provincia di Campobasso, ma anche della provincia di Sé, sicuramente è una delle più funzionali. Ringrazio di nuovo, ripeto, i ragazzi, prima di tutto perché sono stati gli alunni, poi ringrazio i colleghi, la dirigente, quello che sta facendo, solo per Petrelli, per tutto il territorio. Diciamo che la biblioteca è aperta non solo ai petrelliti, ma a tutto il territorio. Naturalmente rinnovo gli auguri e dell'amministrazione a voi tutti. L'assessore alla cultura, l'assessore Petti, appunto diceva del personale ATA, e qui mi piace fare i nomi delle due persone che hanno messo in piedi in pochi giorni questa struttura, perché veramente ci hanno lavorato tanto. Vorrei ringraziare la signora Carmela e la signora Ricca. Grazie, un abbraccio grande alla famiglia Carosella che ci ha permesso di titolare la biblioteca, perché senza l'autorizzazione della famiglia non avremmo potuto fare questo, e quindi ringraziamo di nuovo per questa opportunità, perché una biblioteca è titolata così. Abbiamo qui anche il maresciallo, vuole fare gli auguri, visto che lei qui è con la divisa, non è un papà, è il maresciallo dei Carabinieri, se vuole venire a fare un saluto. Rinnovo l'invito al Presidente del Consiglio d'Istituto, se la smette di fare di questa. Don Domenico l'ha già chiamato, ha detto che li fa in chiesa, ha detto se voleva fare gli auguri. Don Domenico ha detto che li fa in chiesa, se li vuole venire a fare qui, ci può fare anche qui, ci fa piacere, venga da noi. Io da parte mia e per l'amministrazione che rappresento in questa sede rinnovo anch'io, come hanno fatto le altre persone, i miei migliori auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo che, come altro assessore, speriamo che sia sempre meglio rispetto a quello che ci è passato. Grazie. Io mi unisco volentieri alla preside, a tutti quelli che mi hanno preceduto, e è vero che gli auguri li do in chiesa, magari in chiesa molti di voi non ci stanno. Ce l'ha con me. Non ci state a vedere. Quindi approfitto per darli adesso. Poi mi voglio complimentare con questa iniziativa della biblioteca. È un anello, no? Tra l'oggi e il passato. Petrella ha avuto un passato letterario, culturale, artistico, no? Grosso. Allora, quando la preside ci invitava dicendo la biblioteca è un luogo aperto ai ragazzi, aperto ai giovani, aperto a tutti, io cogliamo questo invito, che dalla cultura parte tutto, e quindi se diamo contenuti validi e culturali alla nostra vita, poi anche non solo siamo degni di chi ci ha ricevuto, ma sappiamo vivere in maniera molto alta, come è stato Petrella nei secoli passati, questo nostro tempo, e questo ci dobbiamo augurare. Credo che il Natale ci invita anche a questo, a valorizzare tutti i doni che Dio ci ha dato, che sono tra i talenti, quello della cultura, quello dell'intelligenza, quello che ci qualifica di più come uomini, come persone. Mi sono goduto il francese, perché ho studiato francese, mi rammarico che
non ho studiato l'inglese perché mi sarebbe molto più servito, no? Però siccome ho studiato francese, quando ho sentito i canti in francese, anche se non ci ho capito niente. Lorando l'ha fatto per me in modo particolare, quindi grazie di cuore e auguri di Santo Natale a tutti e pace alle vostre famiglie. Come rappresentante dei genitori mi coglie l'obbligo di dire questo. Un paio di mesi fa insieme in consiglio d'istituto decidemmo un po' i vari giorni di sospensione dell'attività didattica e è emerso proprio questo. L'ultimo giorno molte scuole a Campobasso hanno chiuso oggi e noi ci siamo chiesti perché no, perché magari questo giorno dedicarlo agli auguri come è successo, magari ci rivediamo tutti insieme come è successo e così facciamo un bel incontro tra genitori, autorità e docenti. Abbiamo fatto questo grazie a tutto il personale scolastico e credo che faremo anche altre cose più grandi la prossima volta. Grazie a tutti. Bene, allora io so che sopra è stato preparato, quindi dobbiamo rifare le scale, però questa volta non vi faccio uscire, possiamo anche passare di qua, vi faccio entrare. Da... Oh, prego. Sì, subito, dopo, prima di andare, allora, dopo non andate via, scusate, non andate via perché c'è un piccolo rinfresco, un buffet offerto dai genitori, dagli insegnanti, ognuno ha portato qualcosa, è un momento per stare insieme. Ringraziamo di aver voluto condividere con noi. That was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and spent the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs never share, no one dare disturb the sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows in my words that I.